Chi è Luigi Murciano? Questa è una bella domanda. Allora, come, se vuoi che rispondo come rispondo a tutti, è la domanda che dico. Luigi Murciano è uno puntini, perché parolacce non si possono dire, che è strillato la mattina alla sera. Però penso che sia più uno sfogo liberatorio, chiamiamolo così, una cosa che, la voce che non si è mai fatta sentire e oggi la faccio sentire a tutti, chiamando il nome di mia moglie, che è quello che è andato, diciamo che ha fatto un pazzo un po' tutti, sto strillo, Patrizia! Questo è quello che, diciamo, tra virgolette, è nato, ed è nato per un gioco. Però è una voce che oggi la sentono tutti, a me fa contento che i bambini la strillano, e che la gente la strilla, le mamme a casa, la sorella, l'amica. Questo oggi è Luigi Murciano. Oggi è un'attività commerciale decisamente avviata. Ci racconti come è iniziato questo negozio, come è partito? Perché chiaramente c'è una storia dietro, no? Come ti è venuta questa idea poi? Allora, ti spiego, è stata facile. Stavamo a casa, un momento mio di errore, e non potevo uscire. Stavo a casa con Patrizia. Patrizia in quel momento lavorava, faceva le donne delle pulizie, per quattro tornava la mattina, lavorava di notte, diciamo, e ritornava la mattina. E stavo a casa così, e c'avevo un frigorifero vecchio dietro casa. Prendo questo frigorifero e lo vendo a 80 euro. Mi vado a vedere sui siti e mi sono messo sui siti, diciamo, sul mercatino di Latina. Mi metto a vendere un frigorifero usato. Prima se guadagna qua, se guadagna qua. Prendiamo il sussidio dei bambini, non vergogna dirlo, 280 euro. Prendo questi 280 euro del sussidio e vado a comprare due frigoriferi e due lavatrici usate. Patrizia ha cominciato a strillare. L'ho messo sul mercatino e ci feci 450 euro. E così è andato avanti, non mi sono mai fermato. In particolare c'è quello che è diventato famoso come il 321 la domenica. Come nasce questa idea? Allora, questa idea è nata l'unico giorno della domenica che facciamo lo spezzato. Apriamo alle 9, chiudiamo a mezzogiorno e mezzo, riapriamo alle 3 e chiudiamo alle 7. Andiamo a mangiare io e lei con i bambini, che è l'unica domenica che noi siamo tutto il giorno lavorato. Mezza giornata dedichiamo la domenica, andiamo con i bambini e poi la sera. Andiamo a mangiare, ritorniamo, noi mettiamo un nastro qui all'entrata per non far parcheggiare, perché se no ci mettono le macchie davanti, per cosa, tutto. Abbiamo lasciato un nastro, torniamo da mangiare, trovo le macchie tutte sulla pontina, erano 3:15, ho detto, ma che è successo? Arriviamo, come entro dentro, vedo una folla di gente, ho detto, ma che è successo? Se la sentivo male qua, non me l'aspettavano, ho detto, ma prima stanno per noi. Lei mi fa, viva, che ne so, arrivo con la macchina, un pazzo suonando, dico, ma che è stata qua? Stavo aspettando che apri, voglio aprire, non c'è da strillare, apri questa cosa, dai, 3, 2, 1, è nato così.